Il mistero rimane, lo Stato deve chiarirlo. Il sindaco di Caronia, Calogero Beringheli, attende gli sviluppi dell'indagine che ha coinvolto il giovane Giuseppe Pezzino, sospettato di aver appiccato alcuni degli incendi, ma è certo che in tutti i casi i roghi della frazione di Canneto, iniziati nel 2004, devono avere altre spiegazioni. Abbiamo contattato telefonicamente il primo cittadino del piccolo centro della provincia di Messina. Ecco cosa pensa dell'indagine. Se a questo ragazzo gli addebbiano tutti i fuochi, io non sono convinto perché, essendo stato a Canneto di Caronia tantissimo tempo, insieme anche a questo ragazzo che l'ho visto in opera, ha spento fuochi, quindi sono incredulo per questa ragione. Però dico, c'è un'indagine della magistratura, credo che si sta avvalendo dei carabinieri. Avranno i loro motivi. La magistratura, ripeto, io non ho letto neppure l'avviso di garanzia, ma da quello che ho letto dalla stampa, questo ragazzo è accusato di avere appiccato alcuni fuochi, quindi non è responsabile dell'intero fenomeno, chiamiamolo così, di Canneto di Caronia. Intanto ci sono gli accertamenti del governo nazionale che corrono paralleli a quelli che sta effettuando la procura di Patti. Dovranno chiarire quale sia la forza misteriosa che, sostiene il sindaco, fa bruciare gli oggetti dall'interno. E venerdì si svolgerà a Roma, presso il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, una riunione. È stato costituito finalmente un gruppo di lavoro che indagherà sulla natura di questi fuochi, che questa è la seconda volta che lo Stato istituisce un gruppo di lavoro. Il primo ha portato a delle conclusioni così parziali e non ha concluso il lavoro. Speriamo che questo gruppo di lavoro vada fino alla fine. È un fenomeno strano, io escludo che sia una persona ad appiccare i fuochi a Canneto di Caronia, assolutamente. Perché dico, sono stato lì. Quindi ho visto incendiarsi elettrodomestici, incendiarsi dall'interno, non dall'esterno. Quindi è qualche cosa di potente che non riesco a spiegare né io né chi è stato sui luoghi durante il verificarsi di questi fenomeni.